tra meno di 20 giorni festeggiamo il Santo Natale. La web TV del Comune di Napoli ha deciso di girare per voi uno speciale proprio qui a San Gregorio Armeno, la patria dei pastori e la patria degli artigiani che da anni si dedicano alla realizzazione di queste statuine che si trovano un po' in tutte le nostre case. Il fascino di San Gregorio Armeno è contagioso. Qui si trova un'antica vocazione artigianale. Sono stati rinvenuti, infatti, i reperti risalenti al V secolo a.C. Parliamo dei lari, le statuette raffiguranti le divinità domestiche, protettrici del focolare della famiglia. Ci troviamo all'interno del laboratorio dei Capuano, un'antica famiglia che da sempre si occupa, soprattutto in modo particolare, dello scoglio presepiale. Lo scoglio è la raffigurazione del paesaggio tridimensionale sul quale vengono poi posizionate le varie figure presepiali, la Sacra Famiglia e il popolo. Noi più che tecniche manteniamo la tradizione del Settecento, usiamo gli stessi materiali di allora, legno e sughero, poi vengono stuccati e dipinti a mano. Proprio come si faceva all'epoca, stiamo riproducendo un particolare che è quello della Natività. Come vedete stiamo riproducendo il tempio greco-romano in rovina, mezzo rotto, mezzo scassato, perché questo rappresenta la caduta del paganesimo, l'inizio con la nascita di Gesù Bambino al cristianesimo. E questi sono i più importanti. Le figure presepiali realizzate secondo il modello settecentesco in effetti sono fatte in questo modo: un'anima di ferro ricoperta di stoppa, la testa lavorata in terracotta con occhi di vetro, mani e gambe di legno. La figura poi viene completata con il vestito che è di pura seta. Il presepe per noi napoletani è un simbolo di amore, un rifugio dalle miserie della quotidianità e quel mondo immaginato e ricostruito intorno ad un modello ideale, la Sacra Famiglia. La Sacra Famiglia si trova sempre nei pressi di un tempio diruito. Perché? Perché nel 1700 si dà origine al ritrovamento delle città sepolte di Ercolano, di Pompei. Viene posta in risalto anche la grande città di Poseidonia, Pestum. Il tempio diruito sta a dimostrare la decadenza degli idoli falsi, mentre Gesù Bambino, che nasce, è il vero Dio, il nuovo sole, il tempio della cristianità. Guardate poi gli interni di queste realizzazioni così veritieri, l'oste, la fornace, il pentolame di rame, la donna che abbassa il cato per l'acqua dal primo piano. Tutto è molto legato proprio al realismo, perché che cos'è il presepe per noi napoletani? Non è altro che una pagina del Vangelo letto nella quotidianità. L'espressione non è mia, è del teologo Bruno Forte. Nel piccolo museo organizzato da Giuseppe e Marco Ferrigno si ammirano statuine presepiali di grande pregio, curate in ogni minimo particolare. L'abbigliamento settecentesco delle donne, realizzato utilizzando seta di Salleucio, è arricchito di bonili che riproducono oggettistica reale. Gli interni delle case arredate con ogni sorta di stoviglie, dal rame alla ceramica, dal vetro al legno, tutto è rigorosamente prodotto dal vero. Le scene rappresentano il quotidiano della vita popolare del XVIII secolo. Tutto in questo piccolo angolo di storia dell'arte presepiale è rigorosamente in scala. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.